Welcome back, everybody. So, fourth episode. Wow, you made it till here. I am impressed. Today we are gonna talk about in this episode there's gonna be a problem, okay? And it's interesting because till now I've been kind of wandering around, especially like the third episode. I was just like exploring, but then something happened. And suddenly, like, my decision has to go in a certain direction, which is quite fun because that's exactly what we do in our everyday life, right? We go to work, we go to see this friend, to do this and that, and everything is kind of dictated by the need to complete something. While I am cycling, I don't really do that. I just go with the flow. But it was really interesting how that changed when I had a problem. I had to reconsider things. And I basically left Switzerland because of that. And I came back to Italy, but just from another side, doing another pass. I'm gonna go through St. Moritz, which is a place that my dad always used to talk about because I've been there quite a few times. But I never really considered that. And then I've been there and just the landscape blew me away. It's fantastic. I think it's the best place I've been during this trip, or at least one of the best one. So I had this problem with my bike where I have to stop. I had to cross Switzerland as quick as possible. But when I arrived after St. Moritz, when I arrived to the lakes and I saw these mountain peaks with the snow and like just the beautiful green grass, I couldn't resist. I had to stop and film with my drone. So here you go. I did that. And it was really nice moments, really beautiful. Oh, I was about to forget. Also, the music for this video is made by ambient musician Perry Frank. I'll put the link below if you want to follow. And yeah, enjoy the video. There's a whole new world and it's waiting for you on the side of the tracks where your dreams come true. Buongiorno, giorno 5. Vediamo com'è fuori. Not bad. Sono le 6 e fa freschino, ma pensavo peggio. Ho avuto una botta di freddo che mi ha svegliato alle 2:30 e temevo che da quel momento in poi non sarei più riuscito a dormire per via della temperatura, e invece no. Invece poi mi sono rivoltato bene un po' in tutti i vestiti che avevo ed eccoci qua, ho dormito fino alle 6. Che meraviglia, ragazzi, che meraviglia. Clementine sta bene. Sono sulle Alpi svizzere. Houston, abbiamo un problema. Mi sono appena accorto che mi è saltato un raggio. Questo succede quando compri delle ruote dei cerchioni da Decathlon. È saltato proprio qua e quindi questo mi sta facendo piegare la ruota. Infatti non posso più, staccate il freno di dietro. Non posso più usare il freno di dietro perché tocca. Con questo peso, tutti questi chili, la ruota si sta storcendo. Un casino. Ok, little update. Quindi
Sono vicino a St. Moritz. È successo che dopo aver constatato che mi era saltato un raggio, ho cercato un bike shop, un negozio di biciclette. L'ho cercato in due diversi villaggi e in entrambi era chiuso. Perché oggi è festa nazionale ed è sabato, domani è domenica, quindi per due giorni i negozi saranno chiusi. E questa ruota è un problema perché, non avendolo notato per tempo, ci dovrei camminato sopra per un'oretta e quella strada lì era pazzesca, piena di pietre su e giù, quindi mi si è fatta S la ruota, così a S che ho dovuto staccare proprio il freno perché toccava. Quindi ora ho cercato di cambiare un po' l'assetto della bici, ho messo un po' di roba davanti, alleggerito dietro, quindi guarda, bello, che meraviglia. E sta piovendo poco, ma dovrebbe arrivare altre, un thunderstorm, una bella tempesta, e quindi sto cercando un posto per ripararmi, uno shelter. Ebbene, sono ancora vivo, non chiedetemi come, ma sono ancora in bici, sto ancora pedalando e sto ancora salendo. 1750 metri sopra il livello del mare, stiamo andando verso St. Moritz, che è proprio là. E poi molto probabilmente, se continuo così, faccio anche i laghi e il passo, che in realtà è un passo in discesa perché da 1800 metri scendo giù ai 1400, sì. I made it to St. Moritz! St. Moritz, sono arrivato! Nonostante tutto, sono arrivato dove avevo pensato. Ciao, St. Moritzesi! Buona! Oh yeah! St. Moritz, baby! Ora capisco il perché di St. Moritz. È un luogo bellissimo tra le montagne, cioè immerso nella natura, dove però hanno investito, hanno fatto, mi sembra una specie di Monte Carlo sulle montagne, no? Cioè, c'è l'aeroporto piccolino là dietro, sono queste strutture che non sono molto da montagna, però gente incravattata eccetera. Vabbè, andiamo, dai. Mi sa che ti saluto. Porca, eccolo lì. Guarda mamma senza mani. Schuller Pass, Maloja Pass. Ok. Bellissimo questo aprirsi tra le montagne. È un bel passo questo, siamo a semplicemente 1800 metri, quindi non siamo altissimi. Però è proprio bello. Thank you.
Allora, buongiorno, questo è il giorno numero 6. Ho dimenticato di farvi vedere il campeggio di ieri perché sono arrivato qua tardi, ma sono quasi in Italia, sono alla fine della Svizzera e quindi ho fatto un passo, il passo dopo St. Moritz ieri, e l'ho fatto che era quasi buio. Bellissimo il landscape, le montagne meravigliose, e ho trovato subito posto per dormire qua, che non è per nulla male con questa vista. Ho messo la tenda qui, tra i due cosi di legno, e ho dormito benissimo, perché in realtà questo mi ha fatto da materasso naturale, quello più il mio materassino, il layer, lo strato di tenda, eccetera. Quindi ora sono le 9:30 di domenica, è ancora tutto chiuso, quindi non c'è motivo di affrettarsi, però sto impacchettando la roba. Perché sta per piovere, la mia solita fortuna, cioè da quando ho iniziato questo viaggio ogni giorno è piovuto, un pochettino ma è piovuto. Oggi apparentemente viene proprio un bel temporale. La situazione della mia ruota è veramente triste, ci sono ben due raggi che sono saltati e quindi sta iniziando a piegarsi considerevolmente. Non penso di poter fare molto, mancano 20 km da qui alla prima città dove c'è un bike shop, un negozio di biciclette, ma appunto oggi essendo domenica devo aspettare fino a domani. Quindi non so, devo trovare un posto per non bagnarmi, per ricaricare tutte le batterie, perché ho la batteria del cellulare, di questa GoPro, di qualsiasi altro dispositivo elettronico a zero quasi, e anche per farmi magari una doccia, visto che è una settimana che non mi lavo. Sto pensando seriamente di spendere un po' di soldi e andare in un Airbnb o in un hotel, bed and breakfast o qualcosa, e così da essere proprio lì sotto in questa città domani. Beh, ora vado, ciao! Clementine in riparazione, mi stanno sistemando i raggi, cambiando i due raggi, perché non hanno comunque la stessa ruota, quindi cambiare i due raggi, anche se un po' storta, spremerla la drizzina un po' e speriamo tenga. Ok, Clementine è sistemata, vediamo un po'. Cavolo, sì, sembra quasi una bici nuova. Si parte, wow, che bello avere una ruota che gira. È stato bravissimo, mi ha fatto pagare solo 10 euro, e mi ha messo due raggi, l'ha riallineata, ha tirato tutti gli altri raggi, cioè un grande, veramente un grande. Ho messo la bici un po' così, con il telo che copre il sacco a pelo, perché oggi piove. Adesso si va giù verso il lago di Como, però non so quanta acqua prenderò, non so come aspettarmi, quindi andiamo, andiamo. Lago di Como, signori e signori, lago di Como. Vanno molto lenti qua. Un po' di glass, ma credo la terra sia piatta. Entrare qua dietro le cubiste.
festeggiare. Queste sarebbero le ciclabili in Italia, guardate. Cioè, segnalata come ciclabile, fa seguire per chilometri e chilometri strade asfaltate, poi improvvisamente queste strade diventano così e non cambiano i colori, non cambiano i tratteggi, quindi uno non sa cosa aspettarsi fino a che non è lì. Questa è l'Italia. Peccato perché poi i posti qui sono bellissimi, cioè i campi qui sono meravigliosi, bastava veramente poco a organizzare, a fare questi 500 metri in asfalto. Comunque, sono quasi al lago di Como e là me ne vado perché è pieno di moschine qua.